grazie per l'ospitalità, che era poi un ambiente veramente piacevole, che tanto io conoscevo questo museo, ma mi era sfuggito questo spazio che è bellissimo, quindi sono veramente contenta, oltre tutto, proprio di essere in questo spazio specifico. E apprezzo proprio il lavoro che è stato fatto in questo museo, la realizzazione di questo luogo, quindi tanto più, aggiungiamo qualche cosa. Giustamente lei diceva, no, io sono una scrittrice, questo è il mio lavoro, almeno in questa vita attuale, in questa fase attuale della mia vita, lunga, questa è il mio lavoro. Però effettivamente questo lavoro di cui vi presento oggi fa parte di un filone che da alcuni anni sto seguendo, che è molto particolare, addirittura è un metodo messo a punto piuttosto originale, che è sempre un lavoro di scrittura, perché vabbè, questo è il mio lavoro, io devo scrivere cose che comunque abbiano un valore letterario, questa è se no sarebbe parola scritta. Ma tengo d'occhio, utilizzo come argomento della mia scrittura, quindi sono dei racconti letterari, come tutti i racconti che si leggono nei libri stampati, ma utilizzano come oggetto di questa scrittura dei dipinti, perché è un altro mondo che io amo, un altro linguaggio che ho frequentato e che trovo affascinante, evidentemente tanto affascinante da ispirarmi. Quindi voi vedrete qua tanto più che le chiacchiere è sempre si fa prima a mostrare che a raccontare, però vedrete che io parto da dei dipinti, ci lavoro sopra, diciamo che poche per dire in termini molto semplici, quello che il pittore ha raccontato, perché il pittore è nato, alcuni pittori poi sono proprio dei grandi narratori, ma anche quelli più, come dire, più sobri, no? Che meno si dilungano, in particolare sempre raccontano, trasmettono una storia.